Siamo con Rocco Silvestri, capitano di Tanshop. Questa finale è importante contro gli Intercity, campionato a 7. Con che spirito è arrivata questa gara? Siete fiduciosi, diciamo, per questa partita? Ma noi siamo fiduciosi sperando di fare un buon risultato. Siamo stati già abbastanza fortunati perché, come ben sapete, siamo arrivati alla finale per un ricorso, quindi tecnicamente speriamo che sia la fortuna dalla nostra parte, ci porti fortuna anche in finale, insomma. Ecco, che tipo di stagione è stata? Siete soddisfatti di essere arrivati fin qui oppure adesso volete anche la ciliegina sulla torta? Beh, la ciliegina sulla torta sarebbe la conclusione felice del campionato. Ripeto, siamo partiti un po' non benissimo, però poi abbiamo avuto un rush finale abbastanza buono e spero di meritare, speriamo di aver meritato la finale e quindi di poterla, diciamo, disputare nel migliore dei modi, insomma. Conoscete i vostri avversari, cosa temete di loro? Ma sì, li conosciamo perché li abbiamo comunque incontrati due volte. Temiamo più che altro l'attaccante, che è molto giovane e rapido, e poi hanno un buon tiro da fuori, quindi cercheremo di limitare nel limite del possibile di farli tirare, insomma. Perfetto, grazie e buona partita. Siamo con Andrea Zanghi di Intercity, finale contro il Tanshop. Come è arrivata questa partita? E se siete contenti comunque di questa stagione, di là di come vada questa serata? Beh, sicuramente siamo contenti di essere arrivati in finale, essendo una squadra alla prima esperienza, penso che più di così non potessimo ad oggi sperare di ottenere. Siamo contenti, speriamo naturalmente che sia una bella partita, speriamo che il risultato rispecchi i valori in campo e che tutto venga svolto nell'ottica del fair play, del bel gioco e del divertimento, che è un po' lo spirito che ha mosso tutti noi in questo lungo percorso che ci ha portato fin qui. Perfetto, grazie e buona partita ovviamente. Grazie anche a voi. Allenatore della squadra. Ed ora è il momento del Tanshop, maglia bianca e pantaloncini neri, con il numero 3, Carlo Bruno. Con il numero 5, Giuseppe De Monti. Con il numero 6, Daniele Zilitti. Con il numero 8, Nicola Sacinto. Con il numero 1, Pasquale Santarmia. Amici di Sportan Channel, benvenuti a questa finale del campionato a 7 over 40 qui al Baggio 2 di Milano, che vi dà di fronte Intercity in maglia arancione e Tanshop in maglia bianco-nera. Per l'Intercity sono a referto Andrea Farano, Alfonso Figliola, Riccardo Figliola, Giovanni Girotto, Vito Leone, Giuseppe Meli, Marco Mitrarotonda, Bruno Luigi Polenghi, Marino Romito, Ferruccio Scanavino, Alessandro Sonvico e Andrea Zangheri, che è anche il mister e dirigente responsabile. Rispondono i Tanshop con Pasquale Santarpia, Pietro Morano, Carlo Bruno, Giuseppe Vill, Giuseppe De Montis, Daniele Filippi, Vincenzo Ubaldino, Nicola Saccinto, Felice Caputo, Rocco Silvestri, Giuseppe Ubaldino e Marco Lorusso. Allenatore Giuseppe Vill, coadiuvato da Pietro Morano. Dirigerà questa finale Alberto Mastro Totaro. Allora, tutto è pronto per questa sfida? Abbiamo intervistato anche prima della gara un giocatore alla testa, la squadra è ovviamente cariche di essere arrivata a questo appuntamento di questo campionato over 40 che hanno onorato entrambe, oltre che per il risultato sportivo anche sul piano della correttezza. Ci sarà il calcio d'inizio che verrà battuto dal Tanshop, dunque attacca da sinistra verso destra. Ricordiamo che sono due tempi da 22 minuti ciascuno. Dunque Tanshop che gioca questo primo pallone, il numero 8
con la Sacinto in possesso di palla, subito lo scarico in avanti per Vincenzo Ubaldino, fermato, c'è la prima iniziativa della formazione dell'Intercity, però viene fermata, può ripartire Filippi che prova a calciare da notevole distanza, Daniele Filippi, pallone però a lato, ci sarà il rinvio da parte di Farano, il portiere dell'Intercity, lancio lungo per Riccardo Figliola che però non può tenere in campo il pallone, rimessa con le mani già effettuata dal Tanshop, però questa iniziativa spezzata però dall'intervento di Leone, poi lascia il pallone al proprio portiere Farano. Inizio ovviamente tattico di questa finale, le squadre si stanno un po' studiando anche se si sono affrontate due volte in campionato. Ora c'è questa iniziativa da parte dei Tanshop, il pallone che poi carambola in fallo laterale, la rimessa che viene assegnata agli Arancioni, effettuano la rimessa con Romito. Forza Rinaldo. Pallone ancora lungo la linea, poi c'è questa iniziativa di Riccardo Figliola, fermato in fallo laterale. Ancora nessuna conclusione in porta da parte delle due squadre. C'è la rimessa in zona difensiva per i Tanshop con il portiere Santarpia che effettua il rilancio lungo. Pallone che poi viene tenuto in campo dalla formazione bianconera, poi un po' di batti e ribatti, alla fine c'è l'intervento del portiere Pasquale Santarpia, c'è stato anche un fischio arbitrale del signor Alberto Masto Totaro. Fette il rinvio con le mani Santarpia, pallone che arriva direttamente tra le braccia del collega Farano che rinvia lungo con i piedi, contrasto, pallone poi parte degli Arancioni con questo tentativo di Riccardo Figliola, ribattuto, poi ci prova, grande conclusione da parte di Sonvico e buon intervento di Santarpia in calcio d'angolo, prima conclusione degna di nota di questa finale del campionato a 7/40, Alessandro Sonvico, il vice capitano degli Intercity. Ci sarà dunque il corner, pallone scucchiaiato sulla parte opposta, viene tenuto in campo dagli Intercity, poi una ribattuta di testa, si combatte palla su palla, poi lo stesso termina in fallo laterale, mozione in maglia nera con Filippi, viene fermato, possono ripartire gli Arancioni con il numero 20 Meli. Pallone terminato ancora in fallo laterale, rimessa con le mani, grande equilibrio in questo inizio su un solo tiro in porta che ha impegnato severamente il portiere, quello di Sonvico. Ora c'è il rinvio dal fondo che viene effettuato da Farano, solito schema, tentativo lungo ma viene intercettato il pallone da questa buona iniziativa da parte del numero 11 Zangheri, poi viene un numero 11 Ubaldino che poi viene fermato, sono i Tanshop che ora effettueranno la rimessa, pallone per Giuseppe De Montis, c'è stato un intervento da parte del numero 62 Polenghi che ha toccato il pallone in out, rimessa per la formazione maglia bianconera con un pallone che poi viene scaraventato in fallo laterale da Meli, rimessa che viene effettuata da Nicola Sacinto per Vincenzo Ubaldino, pallone terminato in out, rimessa effettuata da Sacinto, pallone poi toccato di testa, spizzato di testa per meglio dire, è stato l'intervento di Farano che ha fatto sul pallone, ha fatto il rinvio lungo, pallone che poi non riesce la formazione dei
Intercity a tenere in campo, ma forse c'è stato un tocco anche avversario, per cui la rimessa comunque è arancione. Pallone nell'area bianconera, c'è stata un'altra deviazione in fallo laterale, che la rimessa viene effettuata dal numero 20 Meli. Colpo di testa, poi c'è il rinvio da parte di Filippi, poi il fine del pallone viene recuperato da Santalpia, che effettua il rinvio con le mani. Recupera la palla Sonvico per gli Intercity. Leone aspetta un compagno a sostegno, arriva, poi c'è un lancio direttamente fra le braccia di Pasquale Santalpia, che innesca lungo proprio pivot, poi c'è stato controllo sbagliato, rimessa effettuata da Sonvico, poi c'è un intervento falloso con la calcio di punizione che verrà battuto da Giuseppe Ubaldino dei Tancio, poi la ribattuta da parte di Polenghi, poi il pallone che carambola, il numero 8 Saccinto subisce fallo, rimane anche a terra dolorante. Con il calcio di punizione in favore dei Tanshop, ancora 0-0 il punteggio, pallone recuperato dalla difesa degli arancioni per un momento, poi il tentativo ancora dei Tanshop con intervento senza problemi di Farano, il pallone carambola il fallo laterale dopo l'iniziativa di Leone, battuta la rimessa allo stesso Leone che recupera il pallone, fatto cambio di gioco. Poi c'è un tiro in porta, pallone recuperato da Santalpia, già ripartita la formazione dei Tanshop con il numero 7 Vincenzo Baldino, però dall' in mezzo, fa buona guardia la difesa di Arancione che poi riparte in bello stile con Sonvico, attenzione, opportunità, Sonvico poi viene fatto forse fallosamente, anzi no, non viene sanzionato, ancora Sonvico che ritorna capabilmente sul pallone, scivolata, Leone, dribbling, riuscito, poi rischia qualcosa Meli, ma riesce a vincere il rimpallo, avanza, viene contrastato. Allora è buono per i Tanshop con questo tentativo di Vincenzo Baldino, tentativo di 1-2, poi invece tenta il dribbling il compagno, può ripartire la formazione degli Intercity con Riccardo Figliola fermato in fallo laterale dall'intervento di Carlo Bruno. Già battuta la rimessa, il Tanshop in possesso di palla all'altezza della metà campo con questo lancio lungo, ma non c'erano compagni pronti a ricevere l'asse, c'è un cambio nelle file degli Intercity, entra con il numero 14 Scannavini, viene servito ma anticipa la difesa dei Tanshop con Giuseppe Ubaldino, poi il pallone viene recuperato ancora dagli arancioni con Sonvico lungo linea per Figliola, Riccardo Figliola, pallone poi è terminato fuori, rimessa laterale in zona difensiva per i Tanshop con De Montis, fermato ancora in fallo laterale, rimessa sempre in favore della formazione in maglia bianconera, grande equilibrio e grande fair play fino in campo, sta finale del campionato over 40. Pallone di Tanshop con questo lancio, pallone termina direttamente a fondo campo, si gioca poco, palla a terra, tanti lanci lunghi, questo ovviamente non facilita il compito degli attaccanti, soprattutto quando i lanci arrivano dalle retrovie, hanno sempre ragione le difese, devono disimpegno a palla a terra, vediamo se proverà la formazione arancione qualcosa di diverso, fa la conclusione, buono il tentativo da notevole distanza, un tiro improvviso, non ha trovato la porta, ma comunque è una buona trama questa della formazione arancione, sempre con Sonvico, il bomber già all'inizio partita si è reso pericoloso con una bella conclusione spinta in calcio d'angolo dal portiere Santalpia, che ora recupera il pallone,
Vi ho corto con le mani, pallone scodellato per Vincenzo Baldino, si gira, poi però viene fermato in fallo laterale da Leone. Ormai abbiamo passato la boa di metà primo tempo, pallone scodellato dentro di testa, prova Filippi, Daniele Filippi, però non inquadra lo specchio della porta, di testa c'è il rinvio con i piedi da parte di Farano, c'è stato uno scontro, pallone termina in fallo laterale, messa effettuata dal numero 14 Scannavini, però non eseguita regolarmente, ci sarà il controfallo a favore dei Tanshop con Nicola Saccinto lungo linea, fermato Vincenzo Baldino da Leone in fallo laterale. Proveranno i Tanshop a sfruttare questa rimessa, pallone dato dentro, tentativo di tacco però infortunato, poi il pallone che viene scaraventato in fallo laterale da Riccardo Figliola, rimessa effettuata da Saccinto, si disimpegna Vincenzo Baldino, pallone dato dentro ma nessun compagno è riuscito ad arrivare puntuale per il tap-in. Pallone che ha terminato in fallo laterale dalla parte opposta, dunque ci sarà la rimessa per l'Intercity. Pallone poi recuperato, attenzione dal touch con questo tentativo di Vincenzo Baldino che però non è riuscito a tenere il pallone basso. Rinvio che verrà effettuato come al solito di sinistro lungo da parte di Andrea Farano. Pallone recuperato dall'Intercity con questo lancio lungo, c'è cioè l'uscita in due tempi di Santarpia. Poi pallone viene colpito di testa da Vincenzo Baldino, la rimessa è dell'Intercity con questo lancio per Riccardo Figliola, fermato, ma rimane in zona d'attacco la formazione dell'Intercity. Rimessa laterale, anche se il direttore di gara ha qualcosa da dire a Giuseppe Ubaldino, è un giocatore anche dell'Intercity, Riccardo Figliola. Sono stati evidentemente richiamati i due, infatti vediamo che stanno ancora ricevendo il richiamo arbitrale, rimessa effettuata, tentativo ancora dell'Intercity, poi il pallone, rimessa laterale viene effettuata dall'Intercity, pallone poi deviato di testa da Saccinto. Poi lo stesso termina in fallo laterale, rimessa effettuata dall'Intercity con Meli. Dentro il pallone c'è l'uscita però di Santarpia, protetto anche da un compagno. Effettua il rinvio lungo coi piedi, oltre la metà campo, Santarpia. Solito duello che vede protagonista Vincenzo Ubaldino. Però il suo, l'ultimo tocco in fallo laterale. C'è stato il rinvio da parte di De Montis, però la palla all'Intercity con Sonvico, Leone, ancora Sonvico, riesce a tenere il pallone in campo, c'è la pressione da parte della formazione maglia bianconera, va via bene però il numero 9 Sonvico, pallone dato dentro, poi c'è l'uscita con il rinvio in touche da parte di Santarpia, protesta della panchina arancione. Tessite che effettua la rimessa, Riccardo Figliola, pallone dato dentro, c'è l'intervento tempestivo da parte della difesa del Tanshu con Giuseppe Ubaldino, guadagna la rimessa per la propria formazione. Oh, un altro vicino.
Ancora 0-0 il punteggio, questa finale del campionato over 40. Pallone rinviato da Romito. Ancora in faro laterale. Altri pallone non erano neanche rimasto in campo, per cui la rimessa in zona d'attacco per i Tanshop. Lungolinea, tentativo di lancio solito per Vincenzo Baldino, anticipato da Leone. Poi provano gli Intercity, questo pallone scaricato sul lato opposto, ma c'è stato anche un intervento falloso. Fallo subito dal numero 3 Bruno dei Tanshop. È tolta la ripresa del gioco con la punizione, c'è stato un tocco. Ancora Tanshop che può usufruire di questa rimessa laterale. Pallone scodellato lungo linea, poi ancora fallo laterale, la rimessa ai favori dell'Intercity. Avanzano i giocatori di maglia arancione con questo lancio, anzi un tentativo di tiro in porta da oltre metà campo. Chiusione nettamente alta, effettuato il rinvio, la pressione dell'Intercity esce bene, però la pressione di maglia bianconera con questo pallone lungo linea, è stato l'anticipo su Vincenzo Baldino che poi va alla caccia ancora del pallone dopo la ribattuta, messa laterale in favore dell'Intercity. Sonvico, l'appoggio per Romito, Riccardo Figliola, contrasto deciso da parte di Romito con Vincenzo Baldino. Stavolta la punizione in favore dell'Intercity. Pete Zopica, vistosamente Romito. Poi rimane in campo, battuta la punizione da Leone, direttamente a fondo campo. Ma è il primo tempo agli sgoccioli, mancano circa 3 minuti. Battuta la messa dal fondo, questo pallone è dato lungo linea per Vincenzo Baldino che riesce a recuperare il pallone, lo scarica all'indietro, un contrasto, riesce poi la palla Sonvico, tentativo di lancio, ma il pallone era già terminato in fallo laterale. Primo tempo molto spezzettato, grande equilibrio. Rimessa effettuata dal Tanshop, pallone dato all'indietro. Solito lancio per Vincenzo Baldino, recupera la palla alla difesa dell'Intercity. Questo buon pallone dato lateralmente di controbalzo per il capitano Ferruccio Scannavini, che però non può arrivare sul pallone. Siamo già dall'altra parte con Romito che fa buona guardia, rischia la difesa con Meli che poi riesce in qualche modo a sparacchiare via il pallone, a ripulire l'area di rigore. Situazione che sarà fatta delicata per l'Intercity. Ora ci sarà la rimessa, opportunità qui per Tanshop. Pallone dato dentro, esce non bene Fano, non riesce a toccare il pallone, ma per sua fortuna non c'è un avversario alle sue spalle. Ora siamo alla parte dell'Intercity con questo intervento di Santarpia che viene poi travolto ovviamente involontariamente, infatti si scusa immediatamente Riccardo Figliola, un intervento assolutamente involontario, classico sconto di gioco, non è riuscito a frenare lo slancio. Non c'era assolutamente cattiveria in questo intervento, infatti si è scusato subito. Riprende il gioco con il calcio di punizione in favore dei Tanshop, sempre 0-0 il punteggio. Il tempo che ormai agli sgoccioli, questo lancio lungo, raccolto direttamente, anzi lo lascia terminare a fondo campo Farano. L'effetto del rinvio.
Tessiti, con questo pallone scodellato in avanti, c'è stato un intervento della difesa di Tancio, mi fa la laterale. Rimessa che viene effettuata da Sonvico, lunga, direttamente raccolta da Santalpia che effettua il rinvio per il pallone Romito. Poi viene fermato, perde palla, ora c'è questo tentativo di taglio, ma il pallone è troppo lungo, in profondità, questa verticalizzazione che tendeva a servire Giuseppe De Montis. Ma c'è stato anche un tocco avversario e dunque la rimessa è bianconera. Effettuata da Sacito mentre viene chiamato un minuto di recupero in questo momento. Ultimo giro di orologio di questo primo tempo. Tentativo da parte di Giuseppe Ubaldino, poi una mischia, recupera il pallone Sonvico, largo per il capitano Scannavini. Pallone lungolinea, tenta lo sfondamento Romito, pallone dato verso la porta dove interviene però Santalpia che effettua il rinvio coi piedi. Però assolutamente imprendibile per Vincenzo Ubaldino. Si è effettuata la ripresa del gioco con Sonvico. Romito prova il lancio, cambiare campo, pallone direttamente fuori. Dovrebbe essere stata l'ultima azione del primo tempo, infatti così è, si va comunque a riposo sullo 0-0. Ricordiamo sempre le prenotazioni di questa prima edizione del campionato Over 40 di calcio a 7 Sportland, si terranno il giorno 14 maggio. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa finale del campionato Over 40 di Sportland, 14ª edizione del campionato Sportland, 0-0 ancora il punteggio tra Intercity e Tanshop. Si riprende con il Tanshop in possesso di palla, in maglia bianconera, dunque attacca da destra verso sinistra, vediamo se si sbloccherà l'equilibrio, pochi tiri in porta nella prima frazione, quasi tutti fuori dallo specchio, poco impegno per i due portieri. Ora ci sarà un corner a favore dei Tanshop con Rocco Silvestri, lungo per il numero 6 Filippi, non riesce a tenere il pallone in campo, messa in zona difensiva, effettuata dall'Intercity con questo lancio lungo, l'anticipo di testa di Giuseppe Ubaldino, c'è stato un tocco avversario e quindi la rimessa è effettuata dai Tanshop con Marco Lorusso, dunque qualche cambio nella formazione bianconera. La conclusione, un buon diagonale da parte di Lorusso, non inquadra la porta ma sicuramente è una conclusione pericolosa. Invio da parte di Farano, pallone recuperato da Santalpia, prova ad andare via questo taglio per il numero 15 Piattone. Buona opportunità da parte di Felice Caputo che impegna Farano che devia in corner. Dovrebbe essere De Montis alla battuta, lancio, pallone colpito di testa però termina a fondo campo, è stato il numero 15 Caputo a colpire. Rimessa effettuata, Farano, poi c'è l'anticipo da parte di Lorusso, pallone poi calciato in foro laterale. Tessiti in possesso di palla con Alfonso Figliola, un contrasto vinto poi da Sonvico che poi va giù. Dopo il dribbling viene atterrato, punizione, dunque opportunità per sbloccare il risultato parte dell'Intercity con Romito che mette giù con cura il pallone.
lo sapete già dopo chi è l'uomo, gli hai detto? Al tuo. E dopo quando vengono su ognuno è suo? Pronto Mito a calciare, diceva una buona opportunità. Dopo solo 4 minuti della ripresa, barriera composta da 3 uomini, chiede rispetto della distanza a Mito che prende una lunga rincorsa, calcia, colpisce la traversa, grande occasione per l'Intercity. Con questa punizione che ha centrato in pieno la traversa. Dai che il tiro l'abbiamo! Non perdere. Ancora Intercity che usufruisce di questa rimessa. L'autore del tiro che ha colpito la traversa, Romito. Riesce a tenere bene il pallone Sonvico. Poi lo scarico, la conclusione parte di Riccardo Figliola. Alta sopra la traversa di Sant'Alpia che effettua il rinvio con le mani, anzi con i piedi. Caputo, buono dribbling, poggio laterale. Lo Russo, tocco per Filippi, ancora prova il tanshop, viene recuperato il pallone da Sonvico. Dai ragazzi! Pressione della formazione bianconera, ma esce bene l'Intercity con questo tentativo da parte di Riccardo Figliola. Un altro dribbling, ma poi c'è l'intervento di Morano. Pietro Morano, la rimessa è arancione. Invio la parte di Romito, pallone vagante, poi lo mette giù, la formazione arancione, rischia un dribbling, Leone, riuscito, poi c'è un intervento, avversario, il pallone che è terminato in out, vedremo che verrà assegnata la rimessa da Alberto Mastrototaro che dirige questa finale, molto corretta, pochi interventi. Partita che sta entrando nel vivo, rimessa effettuata dall'Intercity, Riccardo Figliola, Sonvico, dribbling di Leone, viene fermato, Romito, lungo ma interviene la difesa bianconera, poi va la caccia del pallone, il numero 6, Daniele Filippi, che però non riesce a colpire bene il pallone, che termina a fondo campo. Ragazzi, bisogna curare quell'uomo! Rinvio dal fondo, effettuato da Romito. C'è stata una spinta da parte di Polenghi. Calcio di punizione in favore del Tanshop. Pallone scodellato in avanti, interviene Romito, poi riesce la finta Alfonso Figliola che viene attaccato fallosamente, si scusa prontamente Caputo, Romito sul punto di battuta. Vediamo se calcerà ancora in porta, anche se qui siamo oltre la metà campo. Stavolta il pallone viene scucchiaiato in area di rigore. C'è un intervento di testa della difesa bianconera. Sempre in zona d'attacco l'Intercity. Questo tentativo. Poi prova a difendere palla Giuseppe Ubaldino. Che rilancia, è diventato quasi un tiro. Per voler spazzare la propria difesa, si riparte da Farano, Romito un po'
azzardato questo disimpegno difensivo, ancora non è finita, attenzione, perde palla l'Intercity, opportunità, questo piattone, ancora tentativo, respinta di Farano e poi esce l'Intercity che ha rischiato grosso, un disimpegno, lo dicevamo, un po' azzardato, alla fine ha recuperato palla la formazione avversaria, per poco non ci scappava il gol, mentre si rimane sullo 0-0, ancora rinvio non preciso, poi la difesa della Tancio poi invia, pallone che rimane sempre possesso dell'Intercity che effettua questo rinvio lungo direttamente a fondo campo, Pasquale Santarpia che effettua il rinvio per Silvestri, l'appoggio per Bruno, poi tentativo di Lo Russo, c'è stato un tocco, dovrebbe esserci il corner, già battuto, attenzione la sorpresa, colpo di testa e c'è il gol, c'è il gol, anzi no, non viene convalidato, signor Mastro Totaro che è intervenuto, abbiamo sentito un fischio, non era corner, era rimesso dal fondo evidentemente e quindi il gol non è stato convalidato, si rimane sullo 0-0, però la palla di Tanshop con Lo Russo, pallone lungo linea, recuperato da Leone che poi effettua il rinvio, però il pallone, poi c'è uno scontro che vede protagonista Caputo con il Tancio in possesso di palla, sempre con Caputo, difende il possesso, viene attaccato fallosamente da Alfonso Figliola, qualche discussione, ancora Figliola, 11 minuti di questo secondo tempo, sempre 0-0 il punteggio, calcio di punizione all'altezza della metà campo per i Tanshop, con il numero 13 Lo Russo, pallone però alto, fa buona guardia a Farano che effettua il rinvio col Mancino, pallone spizzato di testa, termina fallo laterale con la buona conclusione però centrale la parte di Sonvico, nessun problema per Santarpia, manovra Tanshop sopra la metà campo il numero 6 Filippi, c'è un fischio arbitrale, proteste, però discussioni, non sono d'accordo i giocatori di maglia arancione, questa punizione assegnata alla Tanshop per un fallo di mano, punizione che dovrebbe essere battuta da Caputo, mentre è entrato in campo De Montis per i Tanshop, quattro uomini in barriera, Caputo, conclusione però che termina lato, cambio anche nell'Intercity, rientrano Meli e il capitano Scannavini, c'è il mio dal fondo, non è recuperato dai Tanshop per un momento, poi Meli lungo linea per Riccardo Figliola, pallone dato in profondità, c'è stato ancora un fischio arbitrale, dovrebbe essere stata assegnata una punizione all'Intercity, calcio di punizione
un'altra opportunità dunque per gli arancioni. Felice! Sempre con Romito. Mentre va dentro, saltare di testa, Meli vuole sfruttare il fisico. Tentativo, pallone sulla barriera e poi in fallo laterale. Messa che viene effettuata da Leone. Luca! Intervento di testa della difesa di Tanshop, recupera Romito. Disimpegno con Sonvico. Poi Leone, solito movimento a cercare di disorientare l'avversario. Poi Sonvico. Prova ad andare via lungo la linea terra, perde palla, attenzione all'opportunità per il Tanshop con la conclusione, grande intervento di Farano, non è finita, De Montis, pallone fuori, grande occasione qua, una serie di batti e ribatti sotto porta, non è riuscita la Tanshop a fare centro, ancora la Tanshop che insiste, questo tentativo del numero 13, Lo Russo, pallone sull'esterno della rete. Effetto rinvio Farano. Colpo di testa di Caputo in out, rimessa che viene effettuata da Romito. Manovra il capitano degli arancioni, però non riesce a tenere il pallone, poi lo recupera Sonvico che si gira come sempre di sinistro, conclusione però nettamente a lato, anzi addirittura è terminato in fallo laterale. A favore della Tanshop, qualche difficoltà lo Russo, contrasto, perde palla, viene recuperata da Sonvico, ancora Sonvico, pallone è toccato in fallo laterale. Era fuori. Ci sono delle proteste, c'è anche una ammonizione per il numero 6, anzi numero 62, Polenghi dell'Intercity, ammonito per protesta impaffettuata dalla Tanshop con il numero 15 Caputo. Sonvico finisce a terra, viene fischiato il calcio di punizione. Ma non fai mai fallo tu! Una spinta. Romito. Dai, dai. Pallone scodellato dentro, l'uscita parte di Santalpia che effettua il rinvio. Pallone per Vincenzo Ubaldino. Fermato in fallo laterale, ancora Tanshop. Attivo la parte del numero 6 che va via bene, poi viene murato da Leone e Filippi, pallone che carambola, buono il numero da parte di Riccardo Figliola che però poi perde palla, poi c'è forse un intervento falloso, anzi no, non viene sanzionato, è un mito. Romito, Romito, pallone per Sonvico, ancora Romito, ancora Sonvico, pallone però viene recuperato dal Tanshop, pallone dato sulla destra, poi recupera palla Riccardo Figliola per il capitano numero 14 Scannavini, pallone poi recuperato da Santalpia che è già rinviato, 1-2, si inserisce con il numero 13 Lo Russo, poi viene fermato, invio effettuato da Farano, interviene di testa Caputo, Lo Russo, rimessa affidata dall'Intercity, recupera la palla per una funzione bianconera,
sempre Nathan Shop in possesso di palla con Lo Russo, prova due volte, dà il pallone dentro, la seconda precisa. Dovrebbe essere stata assegnata però la rimessa alla Tanshop. Prendete un uomo! Giallo d'attacco! Il 5 qui! Riccardo! Il 5! Non è dato per De Montis, poi scogliato di testa, la colpo spizzata da parte di Filippi che non riesce a dare potenza al pallone, quindi non è pericoloso. Il suo tentativo ravvicinato. Viene effettuata da Santarpia, pallone poi per Vincenzo Ubaldino, c'è un fisco arbitrale, sicuramente un secondo tempo più maschio rispetto al primo, è dovuto intervenire con più frequenza il direttore di gara Alberto Mastrototta, che ha tenuto comunque bene in pugno la situazione. Ovviamente è una finale, per cui anche normale che col passare dei minuti salga un po' la tensione. Punizione battuta, pallone alto, l'intervento di Santarpia, poi c'è Riccardo Figliola che prova a girarsi, trova anche finale, ancora 0-0 il punteggio fra Intercity e Tanshop, finale campionato a 7 over 40, Sportland qui al centro sportivo Baggio 2 di Milano, grande equilibrio, vediamo chi riuscirà a spuntare, altrimenti ci saranno i tempi supplementari. Nell'area difensiva della Intercity che esce per qualche istante palla al piede, poi un rimpallo, alla fine Riccardo Figliola che ha fatto il rinvio, ma ancora la Tanshop, tentativo in scivolata, però il pallone era già terminato fondo campo. Cioè Farano sul punto di battuta, aspetta il rinvio lungo, ma non ci sono compagni pronti a ricevere il lancio. Santarpia, Caputo scodella questo pallone in area di rigore, è imprendibile per Vincenzo Baldino. Dai Andrea, giocala in mezzo. Rinvio dal fondo che è effettuato da Farano. Giusta! Arriva. Tanshop con il Caputo, Santarpia pressato, riesce comunque a cavarsela. Fermo, felice. Poi la palla per il momento di Intercity, poi noi siamo dalle parti di Filippi per Vincenzo Baldino che non riesce ad arrivare all'appuntamento con il tap-in da due passi. E finiscono così i tipi regolamentari 0-0. Primo tempo supplementare della finale over 40, prima edizione di Sportland, calcio a 7 al Baggio 2 di Milano tra Intercity e Tanshop, 0-0 il punteggio dopo i due tempi regolamentari, dunque equilibrio sovrano, le difese hanno avuto la meglio, poche le conclusioni in porta. Tanshop che attacca il suo primo tempo da sinistra verso destra, l'Intercity effettua la rimessa. Pallone lungo, poi c'è un rinvio della difesa della Tanshop direttamente in fallo laterale, si ricombatte sempre dallo stesso punto precedente. Con il tocco di Riccardo Figliola, poi il pallone cambola in out. Recuperato da Sonvico, buona anche l'imbucata, poi prova Riccardo Figliola, questione respinta, via di testa di Romito, poi il Tanshop per recuperare il pallone, c'è il contrasto deciso di Riccardo Figliola sul tentativo di Lo Russo che effettua la rimessa, prova a inserirsi il compagno, viene fermato, poi serie di rimpalli, anche l'ultimo tocco è di Giuseppe Ubaldino in fallo laterale. Riccardo Figliola prova ad andare via a Caputo che non lo molla e guadagna anche la rimessa, viene eseguita dal fondo, pallone per Lo Russo lungo linea, c'è stato
l'anticipo, la parte di Leone che poi va via bene sulla banda sinistra, poi c'è il contesto spalla a spalla con Giuseppe Ubaldino, calcio d'angolo, opportunità per l'Intercity, anche se il Tancio per il Cama l'ha rimessa dal fondo con la proteste, pallone dato dentro Ubaldino, Vincenzo prova ad andare sul pallone che poi è terminato in out, la rimessa è per la formazione in maglia bianconera. Pallone lungo linea per Filippi, ancora Giuseppe Ubaldino, prova la conclusione, poi De Montis riesce in due tempi, fa solo il pallone, in effetto rinvio lungo, ma il suo compagno può arrivare su questo lancio imprendibile. Rimessa che viene effettuata da Santa Pia. Pallone sbatto ancora dalla Tancio, ma c'è stato un intervento a piedi uniti, dunque calcio di punizione, fallo subito da Daniele Filippi, punizione di seconda a favore della Tancio. Battuta la punizione, pallone dato dentro, l'intervento di Leone scaraventa in faro laterale senza troppi complimenti. Rimessa effettuata dalla Tanshop, Romito, pallone dato in profondità, ma tutti i compagni erano posizione arretrata. Si parte dalla Tancio con questo pallone lungo linea. Bravo! Per lo Russo fermato Sonvico. Figliola prova. Fusione, ma chiuso, non era facile trovare la porta. La Tancio in posizione difensiva, 1-2, però perde palla. Ora c'è la conclusione. In diagonale. Stato dall'Intercity, pallone bloccato dal portiere, ora siamo dall'altra parte con opportunità con la Tanshop, con Filippi, però non riesce a tenere un pallone in campo, pallone che rimane ancora nella zona difensiva dell'Intercity. Svegliamoci, dai! Che effetto è l'invio con il portiere Farano. C'è un fisco arbitrale, punizione in favore della Tanshop. Ricordiamo due tempi da 5, poi se sarà ancora parità, calci di rigore. Finisce il primo tempo supplementare. Secondo tempo supplementare comincia con subito Intercity che va alla conclusione dal punto di battuta. Ancora 0-0 il punteggio. Questa finale, campionato Sportland, prima edizione dell'Over 40, calcio a 7. Invio effettuato dalla Tanshop con Caputo, il lancio da parte di Lorusso direttamente dalle parti di Farano che effettua l'invio coi piedi, colpo di testa della difesa bianconera, poi Sonvico domestica il pallone per Leone, apertura Meli, prova da imbucata, però interviene Santa Pia che effettua subito il rinvio, interviene di testa Sonvico, prezioso anche in retroguardia, potete provare ad andare via Vincenzo Ubaldino, però poi si trascina il pallone in fallo di fondo. 4 minuti alla fine, ormai i rigori sembrano profilarsi. Finale senza reti. C'è un contrasto deciso tra Meli e De Montis. Pallone in calcio d'angolo. Allucinante.
con battuto dal capitano Scalavini, pallone lungo, termina la difesa del Tanshop, con contrasto a metà campo, la ripartenza, pallone per De Montis, poi la conclusione che non trova la porta, opportunità sprecata qua dai Tanshop. Che viene dal fondo, ecco così, bravo Ferro, pallone recuperato dal portiere Santa Pia, De Montis, poi pallone scodellato ancora dentro, colpo di testa di Vincenzo Baldino, siamo già dalla parte opposta con l'uscita nel portiere della Tanshop, Pasquale Santarpia, che ha fatto ancora il rinvio dopo aver rischiato qualche istante fa. Un momento, mette giù bene il pallone, poi viene contrastato. Pallone che poi è terminato in fallo laterale, ma c'è stato un contrasto falloso. Calcio di punizione. Calcio di punizione affidato a Caputo per la Tanshop, preferisce il tocco corto per l'inserimento di Lo Russo, fermato, pallone che poi termina in fallo laterale, l'ho sfruttata bene questa punizione per la Tanshop. Pallone messo giù di testa da De Montis, poi lungo linea, serie di contrasti, Sonvico esce bene poi dal piede, to dribbling, poi tenta un assist preciso, ma c'è stato anche un tocco avversario e dunque la rimessa è arancione, quindi opportunità ma è allo scadere per l'Intercity con questa rimessa avvisata da Romito. Anticipo di testa della difesa bianconera, Sonvico, pallone che poi termina in fallo di fondo, cambio nella Tanshop, esce Lo Russo con il numero 13, è entrato Silvestri, capitano Rocco Silvestri, abbiamo intervistato prima della gara. Messa avvisata dall'Intercity con Leone, formato in fallo laterale, ma non c'è più tempo, arriva dunque il triplice fischio e saranno i calci di rigore ad assegnare il titolo tra Intercity e Tanshop, che è la formazione campione. Designare la squadra campione, over 40, Sportland 2009-2010, pronto il Tanshop a calciare il primo penalty con il numero 6 Filippi, Piattone, c'è il gol, nulla da fare per il portiere Farano che si è tuffato e dunque c'è il primo gol anche di questa finale. Intercity sul dischetto il numero 1-0. In questo momento proverà a rispondere Sonvico. Tirato bene il penalty, perfetto. Parziale dunque 1-1 dopo questa prima serie. Ancora equilibrio sovrano. Seconda tornata di rigori sul dischetto. Ora il Tanshop, il numero 7, Vincenzo Baldino per il Tanshop. Conclusione che colpisce il palo, attenzione palo, e quindi si rimane sempre sull'1-1 con Vincenzo Baldino che ha colpito il palo. Ed ora è il turno del capitano dell'Intercity. Opportunità per l'Intercity di passare in vantaggio con Scannavini, capitano. Conclusione che fa centro. Dopo la seconda tornata di rigore in vantaggio di Intercity 2-1. Quindi siamo sul 2-1 dopo la seconda serie. Del numero 15 del Tanshop.
ora il Tanshop proverà ad impattare con Caputo. Caputo che sbaglia, conclusione fuori, attenzione, dunque un altro errore, si rimane sempre sul 2-1, ma ora può prendere il largo in maniera quasi definitiva Intercity con Riccardo Figliola. Sul dischetto per l'Intercity numero 10 Riccardo Figliola, che però colpisce la traversa e quindi siamo sempre con un gol di vantaggio, 2-1. Ora ci sarà la quarta serie, Giuseppe Ubaldino per il Tanshop che fa centro e quindi in questo momento è 2-2 punteggio, sono per fatto la verità, ma ha ancora un tiro a disposizione questa quarta serie l'Intercity. Ora numero 7 Vito Leone dell'Intercity. Leone all'occasione di riportare avanti l'Intercity. Leone fa centro, 3-2 e ora ci sarà l'ultima serie, non verso 5 le serie con capitano Silvestri. Che segna. Rete del numero 10 Rocco Antonio Silvestri, ora diventa decisivo quest'ultimo rigore. E ora c'è l'ultimo rigore che è decisivo, ovviamente se la Intercity dovesse segnare con Romito. Marino ha sul piede il tiro che potrebbe assegnare il titolo all'Intercity se dovesse fare centro. Titolo di campione Sportland 2009-2010, veramente grande citazione qua al Centro Sportivo Baggio, grande fermento, Marino la conclusione, c'è il gol e dunque l'Intercity si aggiudica per 4-3 il campionato over 40 dopo una finale equilibratissima risolta all'ultimo rigore, 4-3, ovviamente grande tripudio per l'Intercity. Come sempre in questi casi la gioia dei vincitori si contrappone alla delusione per gli sconfitti, ma c'è solo un titolo in palio e dunque ce l'ha fatta la formazione arancione ad aggiudicarsi il titolo. Ora ci saranno le premiazioni di rito con la musica celebrativa. Questa squadra, ricordiamo anche i giocatori dell'Intercity comunque che si sono aggiudicati questa finale: Meli, Alfonso Figliola, Vita Rotonda, Girotto, Polenghi, Scannavini, Leone, Romito, Sonvico, Riccardo Figliola, Zangheri, Farano. Andiamo là per fare. Ora procederei con le premiazioni e le interviste di facciamo l'intervista alla fine a San Siro il giorno 14 maggio, che è venerdì, a partire dalle ore 19 nella sala executiva. Ora partiamo dalla seconda squadra classificata, Quanto c'è sempre le tende? Sì, le cose di tende? Sì, le 18. Sempre lì? C'è lei? No, no. Tu sei sempre lì, che sono là, via fuoco. Capito lui, ragazzi. Figli? Allora, una. Sei.
consegnare alla squadra vincitrice di questa prima edizione del campionato Overquarante, la maglia con lo scudetto. Allora cominciamo dal portiere, il numero 12, Andrea Fano. Siamo noi, 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 siamo noi